Dai, fatemi battibeccare un po', in maniera innocente, insomma, chiacchierando e battibeccando. Ma Silvestri, il portiere dell'Udinese, va bene che i portieri debbono essere un po' guasconi, qualche campionato fa in un Milan-Verona aveva un po' punzecchiato Ibra, il rigore era finito alto, ma perché sempre solo col Milan? Dice, ma anche con l'Inter il rigore l'hanno ripetuto due volte, ma col Milan era scandaloso. Ma se il regolamento è che tu entri prima e la tocchi, sia che la palla vada da una parte, sia che la palla vada dall'altra, quello è il regolamento. Poi dico, l'Udinese ha vinto con pieno merito, è stata brava, ma perché Silvestri deve stravincere? Nella vita, così come nel calcio, non bisogna mai stravincere. L'anno scorso abbiamo preso un gol da Udoge, Udoge così aveva subito fatto capire cos'era successo e sì, qualcosa l'ha detta Maldini, ma non sull'Udinese, in generale sull'esperienza degli arbitri dopo la partita. All'andata di questo campionato abbiamo vinto 4-2, c'è stato un rigore su Calabria, è venuto giù il mondo ed è stato, attenzione, senza fare nessun tipo di contabilità, perché va bene così, noi le cose dobbiamo migliorarle noi sul campo, ma è stato l'ultimo rigore alla prima giornata di campionato che i tifosi del Milan hanno visto assegnato a favore del Milan a San Siro, ed è venuto giù il mondo, cioè quindi l'Udinese è brava, è forte e si goda le sue vittorie, non c'è bisogno che Silvestri stravinca, c'è bisogno. Che ne dite? Domani.